Eccoci qua, mi vedete da solo a fare questa intro di BiblioBoo perché Elios è dall'altra parte, pronto ad un'intervista. Un'intervista veramente interessante. Sono curioso di capire Elios come ne uscirà insieme a Gianfelice Facchetti, che presenterà il suo libro Capitani. Libro Capitani che vede storie, aneddoti che si raccontano attraverso queste pagine scritte benissimo. L'abbiamo letto, l'abbiamo più volte come dire, guardato, sfogliato il libro, dove abbiamo Gigi Riva, dove abbiamo Franco Baresi, dove abbiamo Gaetano Scirea, e, insomma, sia nazionali che capitani internazionali. Vi siete accorti che sto parlando di calcio. Calcio. Elios, allora, adesso tocca a te, deliziaci insieme a Gianfelice Facchetti di questo meraviglioso libro, Capitani. A te la linea. Grazie Francesco, oggi qua con noi c'è Gianfelice Facchetti e assieme a lui parleremo del suo ultimo libro Capitani. Buongiorno Gianfelice, Ciao, buongiorno. benvenuto a BiblioBoom. Grazie. Allora, noi abbiamo così preparato qualche domanda, qualche aneddoto, qualche curiosità. Leggendo il tuo libro si nota come i capitani di una volta e i capitani di adesso siano in qualche modo cambiati. I capitani di una volta erano quasi gente comune, parlavano la lingua del popolo. Perché alla fine lo sport era loro, era dei tifosi, della gente comune. Oggi invece questa cosa oggettivamente non è più così. I capitani, i giocatori di oggi sono distanti anni luce dalla gente comune. Quindi se comunque, nonostante questa lontananza fra i due mondi, tu riesci a vedere qualche analogia col passato, se era meglio prima, se è meglio adesso, oppure sono semplicemente due cose diverse e non c'è un meglio o un peggio. Ma dare giudizi ovviamente sul meglio e il peggio tra oggi e il passato è chiaro, sempre pericoloso, o quantomeno il rischio è quello di apparire nostalgici. È chiaro che io vado molto indietro nel cercare delle storie da raccontare, ma più che altro perché la materia del passato è materia inerte che si presta a essere maggiormente toccata anche con mano, c'è molta più libertà di addentrarsi, di fare domande, di chiedere, di approfondire ed è materia in realtà che biograficamente mi appartiene di più perché il calcio che ha vissuto mio padre da calciatore prima, da dirigente poi, quindi insomma tutto quello che ha girato attorno a lui, avendo io quasi 50 anni, comunque mette radici in qualche decennio indietro. Quello che dici tu credo che sia forse una delle grandi differenze tra i capitani di una volta e i capitani di oggi, dovuta al fatto non tanto che ci sia una differenza dal punto di vista proprio ontologico, ci usavo questo parolone, umano tra gli uomini di allora e quelli di oggi. Certo, è cambiato il mondo, è cambiata la realtà, è cambiata la società, è cambiato anche il calcio, che ovviamente è diventato un fenomeno molto più complesso, sempre più in balia di logiche di mero profitto rispetto a un tempo e quindi oltretutto in uno scenario che cambia continuamente è più difficile trovare delle figure che restino, delle figure che si distinguano e che siano perfettamente riconoscibili perché cambia tutto molto velocemente, ma sicuramente una delle caratteristiche principali è quella di cui parlavamo, appunto, ovvero il fatto che quei calciatori, quei capitani fino a un certo punto della storia, credo fino fine anni 80, inizio anni 90, erano molto legati alla gente comune perché la incontravano, perché il tifoso aveva la possibilità, ma aveva più opportunità di condivisione, di incontro con il campione, con il suo mito, cosa che oggi è totalmente preclusa. Basta vedere anche gli allenamenti, una volta Esatto, era esatto, proprio quello. esatto. E ci sono tanti aspetti. Avevo 10 anni, Maldini che giocava un amichevole, nell'anno in cui poi avrebbe poco tempo dopo debuttato in Serie A, lui aveva 16 anni, quando le squadre di Serie A giocavano le amichevoli a metà settimana nei paesi. Ed era una festa Esatto. popolare perché, come dire, andavano a giocare con la squadra di prima categoria, di promozione,
e andavano a giocare i calciatori veri, non mandavano le terze linee. Quindi questa cosa e questi fenomeni ti parlano di questo aspetto, oltre poi al fatto che questo calcio, di cui noi siamo spettatori oggi, soprattutto in Italia, come in qualche altro paese europeo, è un calcio che ha dato in mano la propria ricchezza soprattutto alle televisioni. Quindi la presenza fisica allo stadio, nonostante poi i numeri siano incredibili e la volontà di partecipazione dei tifosi sia veramente notevole, soprattutto dopo la pandemia, dà la precedenza alle televisioni, vuol dire mettere le persone in secondo piano. E allora questo, a chi poi è l'attore, dà quasi più, porta a dare più peso alla camera, all'inquadratura, a quelli che sono quelli a cui relazionarsi perché portano qualcosa di indotto, che non magari a quelli che contano meno, perché potrebbero esserci come non esserci. Poi non è così, perché in realtà abbiamo visto, insomma, anche da tifosi, ognuno con le proprie squadre, io con la mia, quanto possa influire e far cambiare il destino di una squadra in una direzione o nell'altra ancora oggi, con la presenza sugli spalti. Sì, infatti quello che dicevi te comunque, che lo sport in generale della gente è proprio questo, nonostante gli orari a volte improponibili, esatto, delle partite, San Siro, che sia Inter o che sia Milan, fa quasi sempre 80.000, 70-80.000 persone. No, infatti è proprio una risposta molto netta, molto forte, dal basso, tra l'altro anche in anni in cui, qui siamo a Sesto, quindi uno dei tanti scenari ipotetici di uno stadio futuro toccava anche Sesto, ha toccato, credo che la cosa sia finita nel nulla, però ecco, in realtà in anni in cui si parlava di demolire San Siro, di un futuro senza San Siro, e quasi abbiamo visto lo scenario tristissimo di uno stadio senza pubblico, perché abbiamo visto anche la Serie A a porte vuote con 1.000, 2.500, 5.000 spettatori, abbiamo visto che cosa vuol dire quella roba lì, una cosa innaturale, ecco. Sì, sì. Senza gente il calcio non vive. Sono assolutamente d'accordo, il bello è proprio vedere anche le famiglie a vedere le partite di calcio. Una volta il capitano era quasi un mito, una leggenda, una figura che tutti rispettavano, una figura da seguire, non solo i propri compagni di squadra ma anche gli avversari. Comunque c'era una forma di rispetto verso il capitano. Basti pensare quando giocavamo a calcio, magari abbiamo più o meno la stessa età, la figura del capitano era la persona del capitano era quello che l'unico che poteva parlare con l'arbitro, e nessuno si permetteva di andare contro l'arbitro se non di parlare con l'arbitro se non il capitano. Oggi qualsiasi fallo, anche il più insignificante, succede il finimondo in campo. Quindi che cosa vuol dire essere capitano oggi nel calcio? E oggi è più complicato, non solo per tutte quelle cose che abbiamo detto prima, perché le proprietà cambiano continuamente, perché le proprietà non rispondono magari a una singola persona che ha innanzitutto a monte, anche se vuoi, a fianco un interesse economico, però innanzitutto una passione per il calcio, per una squadra, per una bandiera. Oggi il calcio è uno scenario che cambia spesso e volentieri, ha anche un altro aspetto da considerare, cioè il fatto che poi all'interno per come si sviluppa il gioco, il capitano potrebbe essere, come dire, indispensabile oppure no, o meglio, se adesso ci sono gli europei, no? Una delle novità, in realtà che novità non è, è l'unico deputato a parlare con l'arbitro è il capitano e nessun altro al suo posto. Ma questa cosa è sempre stata così. Addirittura c'era questo aspetto molto curioso, basta andare a vedere dei video indietro per rendersene conto: il capitano andava dall'arbitro a parlare quando aveva qualcosa da dimostrare, e la prima cosa che faceva si metteva le mani dietro le spalle. È vero. Come dire, vengo in pace, e tutti gli altri stavano lontani. Oggi è più difficile fare il capitano perché? Perché è più difficile farsi rispettare innanzitutto anche in un gruppo. Cioè, oggi in un'epoca di un individualismo forsennato è più difficile all'interno di un gruppo di 20 teste dove tutti hanno una loro narrazione personale, esatto. Tutti sono nelle grandi squadre, 20 giocatori sono 20 aziende, ogni azienda ha
e ogni giocatore ha la persona che gli occupa, che gli cura la comunicazione, che gli cura il singolo marketing, cioè quindi ci sono 100.000 istanze che si mescolano e dentro questi impulsi, se vogliamo, queste spinte anche egoistiche, se vogliamo, riuscire a far riconoscere una persona e che tutti la rispettino è è difficilissimo. quasi impossibile. Non è soltanto perché non ci sono i capitani. Un tempo quella cosa si svolgeva in un quadro in cui fondamentalmente il giocatore firmava un contratto con la società e poi, a parte, come dire, prendere il suo stipendio, tutto veniva delegato alla società: i diritti televisivi, i diritti personali, i diritti d'immagine, tutta Forse non questa cosa. esistevano neanche i No, procuratori o non c'erano? c'è, sono arrivati molto tardi. Cioè, mio padre ha trattato il contratto con l'Inter con mio nonno, che era ferroviere. Cioè, per dire, cioè, una Bellissimo. cosa che è durata probabilmente, immagino, 5 minuti, no? E quindi non c'era questo tipo anche di abilità di sapere che potevi avere sempre qualcosa Qualcosa di in più. più. C'era anche un sapersi accontentare, e questa cosa però riguardava la maggior parte degli elementi di una squadra. Poi magari ci sarà stato sicuramente qualcuno più scaltro, più furbo degli altri, Certo, come in però tutte le cose. tendenzialmente l'idea di collettività e di spogliatoio era molto chiara. E questa cosa, siccome era una legge tacita che tutti accettavano, faceva sì che magari il capitano potevi essere tu, potevo essere io, o magari oltre a me ce n'erano altri Altri 6, sette. 7, cioè, comunque c'erano tanti punti di riferimento, tutti parlavano la stessa lingua. Oggi questo tipo di riferimento è difficile, perché ognuno vorrebbe essere legislatore per se Eh sì, stesso, è vero. come fuori dal campo, poi fondamentalmente, no? Cioè, perché è difficile rispettare l'autorità oggi, dentro la scuola, nella Sì, società, in mezzo infatti, alla allora. strada? Perché ognuno pensa, come dire, che il proprio limite non finisca nel metro quadro che occupa nel mondo, ma Sì, si fa cerca sempre. ognuno di dettare legge in uno spazio che deve essere sempre più largo, sempre più ampio. Sì, c'è anche sempre una fatica maggiore nel riconoscimento dei ruoli. Nel tuo libro non si parla solo di capitani, ma racconti anche tanti aneddoti. Un aneddoto che mi ha fatto sorridere riguarda proprio il tuo papà. Quando penso all'inizio della carriera all'Inter, aveva come capitano Bolchi, che gli prestò la macchina un giorno e tuo padre gliela riportò semidistrutta perché finì in un fosso. Questa è una storia curiosa perché poi dipende anche il tuo futuro da quell'episodio. Poi ce ne sono tanti altri, come il trombettista del Torino, Bolmida, o un'altra cosa che mi ha incuriosito molto, perché si dice segnare un gol. Ecco, se ci vuoi raccontare o l'aneddoto di tuo papà o un altro Sì, a ce ne cui sono sei più. tanti. È un modo anche un po' per, ecco, il gusto dell'aneddoto è anche per dire che poi cioè, le cose anche che ciascuno di noi ricorda è quando nelle relazioni, nel proprio ambito professionale, affettivo, tutto quello che vuoi, quando c'è gioco, no? Come si dice, c'è gioco, quindi le situazioni non sono così fisse, Immobili. rigide. Quando c'è gioco c'è la possibilità del fraintendimento, c'è la possibilità dell'errore, c'è la possibilità anche, c'è lo spazio per la poesia, perché le cose non sono rigidamente incastrate una nell'altra, e quindi poteva capitare che un ragazzo che arrivava in prima squadra si permetteva di chiedere al suo capitano di prestargli la macchina per uscire a corteggiare una ragazza e distruggergliela, e ovviamente involontariamente per colpa della nebbia e un po' di gelosia, però ecco, è una cosa abbastanza bella questa di Bolchi e di mio padre. Tra l'altro Bolchi negli ultimi anni, perché non è mancato da tanto, quando l'ho incontrato personalmente a Lucca, glielo chiesi, ma lui l'aveva completamente Rimosso. dimenticato, quindi in realtà era proprio buono di cuore, maciste, nonostante lo chiamassero Maciste. maciste. Ecco, anche questo è un altro aspetto. Nei Soprannomi. capitani, i soprannomi, che però ricorda anche qui, no? Io sono cresciuto in un paese, tu hai citato il trombettista, il Bolmida. trombettiere anche del grande Torino, che suonava la carica quando la squadra magari arrancava, aveva bisogno di essere spronata per andare all'arrembaggio. Sono cresciuto appunto a Cassanodada, che era colonia granata. In paese c'era questa cosa bellissima, che credo ci sia sempre meno in qualche spazio, che tutti comunque, oltre al proprio nome, avevano un soprannome.
perché questo rendeva più personale la figura nei rapporti, cioè uno veniva riconosciuto o perché faceva quel mestiere o perché c'era un episodio che aveva vissuto e quindi gli era stato affibbiato quel soprannome particolare. Ecco, in mezzo a queste storie dei capitani c'è anche uno scenario di fondo, perché non sono solo italiani, tendenzialmente sono soprattutto italiani, uno scenario di fondo però dove tutto era più a misura, e allora c'era anche lo spazio per l'ironia, per la poesia e per queste cose che dicevamo. Io, prima di concludere l'intervista, allora, voglio dire intanto che questo libro lo potete trovare in tutte le biblioteche, e poi io chiuderei questa intervista con una formula magica, che io provo a iniziare e tu sicuramente la finirai. Se io comincio a dire Sarti, Burnic, finisci pure Facchetti, tu. Facchetti, poi lo dico, poi dico Tagnin o Bedin, Bedin, Tagnin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, però Suarez, Corso. E non mi hai fregato con i primi due. Pensavi che dicessi anche il terzo. Esatto. Grazie Gianfelice. Grazie a te, grazie a voi.